Sandro Malatesta, benvenuto alla mia prof, lo ci tengo a dirlo anche scritto. E adesso leggiamo, poi c'è magari molto da raccontare. Allora, Sandro Malatesta, scrittore da non si dice. La prof del direttore, mi si viene a dirlo, Sandro Malatesta ha abbracciato la sfida dispari senza limiti. Ha una penna dolce, da mamma, sensibile e severa, da vera professoressa. Un giornalismo a diverse profondità che impreziosisce la nostra edizione domenicale ed è il nostro grazie. Prima di passare la parola a Sandra, però volevo raccontare soltanto un piccolo episodio. Parecchi di voi che navigano sui social in questi periodi ormai conoscono un po' le persone, conoscono anche il fenomeno degli oratori da tastiera, di persone che nella vita non hanno fatto mai nulla, poi si mettono sui social e cominciano a scrivere senza sapere, senza capire, senza leggere, cioè magari leggono, non capiscono quello che c'è scritto e poi dopo commentano, dicono, intervengono e raccontano. Uno di questi è successo poco fa su un articolo che la prof aveva fatto, non è un articolo che l'aveva un po' spostato, soprattutto la critica, perché poi la prof è bella, perché dopo lei c'è la mia, però dopo ci sta a prendere la ripegna e che vuole partire, allora la prof non ripensiamo. Però questo fatto delle critiche rappresenta anche un po' quella che è l'anima del giornalista. Noi che facciamo in realtà prendendo posizione, dicendo quello che pensiamo, purtroppo poi abbiamo dall'altro lato di magari la verità con noi. Qualche volta ne facciamo dentro, qualche altra volta andiamo oltre. Però la professoressa ha abbracciato la sfida dispari, è stato bello, ogni domenica raccontiamo qualcosa, trattiamo di tutti gli argomenti che capitano, qualche volta raccontiamo qualche piccolo profilo della storia scritta, ma vi posso garantire che l'intervento della prof è poi il concetto del grazie, perché quando ti rendi conto che tante persone, di cui uno sono io, che lo faccio con un sentimento di grazie e di riconoscenza, però di che tanti altri alunni hanno riconosciuto in una persona importante, non è stata la mia Sandra Malatesta, ma tante altre persone che sono passate per la scuola media scorsa, l'hanno avuto come docente, sono felici che lei scrive e si vada a leggere questo articolo, allora significa che qualcosa che è arrivato il tempo di raccogliere ciò che si è scritto. Grazie. Di solito è la professoressa che premia l'alunno, stasera sono un po' emozionata, a parte lui che Maria Funicello, che Vittia Iannucci, che sono stati